sia sul solo che sul tavolo economico dedicato alle questioni portuali e logistiche questa mattina in Consiglio Comunale per rispondere a domande e osservazioni di sindacati, categorie economiche e consiglieri comunali, il commissario dell'autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino. In primis la risposta sulle conseguenze a livello del personale a seguito dell'unificazione della manovra ferroviaria del porto. Che stanno lavorando 39 persone, prima ci lavorano probabilmente 52-53 persone a fare la doppia manovra, oggi siamo in 39, quindi vuol dire che c'è qualcuno che manca all'appello. Questo non significa però che anche il sottoscritto non sia stato attento a capire dove sono andati a finire quei signori che mancano all'appello, quindi sia con RFI che con Serfer si è dialogato per andare a vedere dove vanno a finire queste persone, se hanno ancora un lavoro, se non ce l'hanno. Ce l'hanno tutte, quindi da questo punto di vista il sottoscritto queste cose le ha verificate. E sul fronte ferroviario il commissario intende andare avanti a sprombattuto per dare vita a quel sistema integrato con lo scalo. Domani mattina siamo con RFI a discutere, perché per quel che mi riguarda non ci si ferma, prima si è detto il porto è solo un anello di un sistema più complesso, e non ci si ferma alle attività ferroviarie del porto. C'è Fernetti, c'è Opicina, c'è Prosecco, che è un altro dei soggetti su cui stiamo pensando, e ci sono tutta una serie di potenzialità che Trieste offre e che altri contesti non offrono. Se da risolvere rimane il tema delle dogane, sollevato dai rappresentanti di categoria e su cui è stato ribadito l'impegno delle autority, sempre sul fronte ferroviario è in corso un'accurata analisi anche sulle stazioni che potrebbero essere implementate nel sistema in futuro. E intorno a Trieste abbiamo stazioni da tutte le parti intorno al porto, abbiamo Aquilinia, abbiamo Opicina, abbiamo la Transalpina, stiamo naturalmente valutando anche l'utilizzo della Transalpina, stiamo valutando tutte queste cose.